Ciao ragazzi, da Sampo 33, eccoci qua su Real Firm Xbox One. Ovviamente siano sempre solo su Xbox One, a parte su certi tutorial magari, eccetera, eccetera. Sono su PC, ma io gioco su Xbox One. Allora, accettiamo subitissimamente un nuovo lavoro. Impara a mietere. Campo numero 4, 0,51 ettari o acri? Chi lo sa? Acri o ettari? Buh, a caso che sono ettari, però magari loro li chiamano acri, che ne so. Ma forse un acro è più piccolo di un ettaro, che ne so. Che bestia, dobbiamo pigliarci questa trebbia, che è la mona che ha. E là là. Oh, abbiamo la Comet 11 KL, 11 chili praticamente. Dove si entra? Di qua o di qua? Oh! E non mi fa salire. Ah, non mica salire sulla scala. Allora, era venuto fuori. Oh! Ma guardalo! E dove devo andare? Dentro? Ma che roba, oh. Ma. Beh, ecco. Ullala. E che è sta roba? Vediamo da dentro com'è. Sì, dai. Che rumore strano che fa. Per favore, la visuale, ecco, un po' più umana. Che giallo! Non gira però, vediamo. Non gira, guardate, le ruote stanno andando a bombazza. Vabbè, faccio tutto da retro, dai. Va da retro. Il palo! Gira, ti prego. Boh, agganciala anche storta, ma. Agganciamo da interno, dai, che così facciamo i fighi, dai. Oh, adesso gira. Oh, però, scusa, Matt Damon, un po' di problemi con la tua trebbia, ma. Ah, i lampeggianti, è vero? Quattro frecce, non ce li ha i lampeggianti. Eppure c'è lì, Ne ha due, ne ha, maledetto. Poi, che succede, sta lama qua? Certo che la visuale questa qua fa schifo. Va bene, dai, usiamo questo, guida fino al campo. Dov'è il nostro bel campetto che ho seminato, arato, coltivato? Ah, eccolo là. Ah, che bello. Sì. Impara a mietere. Ok, quanto tempo abbiamo? Sempre 25 minuti, che sono esageratissimamente, bambementemente. Ok. Accendiamo, come cavolo, tubo estratto, no, attiva l'attrezzo. Attiviamolo, prima ci mettiamo in posizione. Ehi! Che è successo? Dammi, dammi! Chi ha premuto Y? Nessuno ha premuto Y, voglio. Se sganci le robe da solo. Non gira, Oh, in avanti ci fa fatica a girare, eh. Noi ci attiviamo ragazzi e andiamo a bombazza. Va bene, dai, la prima striscia. No, 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 che cavolo, scusa, Scusate ragazzuole, ma ho un conto in sospeso con lo sterzo. Ok, fermo, attiviamo. Ok, basta fare così. Sì. Ah, perfetto. Che non l'ha presa quella? Ma che cavolo sta facendo? Va bene, dai. Mettiamo la visuale interna. Ah, però, dai, sta, diciamo, lavorando bene, dai. Sì, dai. Non so perché là non mi ha preso quella striscia. Vabbè, dai. No, dovevo girare, che questo qua non gira. Va bene, dai, facciamo tipo così, la S di Sampo, dai.
Un bel lavoro, non si nega mai così. Facciamo l'attrebbiatura a S. Penso che così ci siamo, dai. Non dovrà essere né troppo largo, né. Mietti in campo, apri comando e veicolo, attivo la testa della trebbia. Vabbè, ragazzi, ci vediamo a attrebbiatura finita, dai. Ah, lavoro completato. Ci stai prendendo mano. Ho un altro lavoro per te, ma prima riportami l'attrezzatura. Va bene, allora spegniamo questo macchinario infernale. Ma questo qua non sterzerà niente. Non sbattere, sì, perfetto. Ok, torniamo a casa. Non siamo stanchi, beato lui. Praticamente è il terzo giorno che lavoro, ma lui non è stanco. Non gliene frega niente, abbiamo già però in 3 giorni fatto, avevo 20.000, ho fatto 7.625 euro, è mica poco, eh. Ciao amico, sono arrivato, scusa del pisolino se stavi dormendo, eh. Hai imparato a mietere, questo è uno dei miei migliori raccolti di sempre, se continui così potresti diventare il mio successore, uè, Matt Damon. Se è arrivato il momento di acquistare il trattore personale, guadagnerai di più eseguendo i lavori con la tua attrezzatura. Dai un'occhiata anche agli altri agricoltori. Sono sicuro che abbiano anche loro dei lavori disponibili. Acquista un trattore. Dammi caccia e risordi però, eh. Allora andiamo a acquistarci il trattore. Questa qua, vi ripeto, non è una demo, non è una cosa, è il gioco completo. Che non ho visto ancora portare da nessuno. Dove caspita? Ah, devo prendere la macchina? Sì, ma dove devo andare? Il negozio? Boo. Come si fa a vedere la mappa? Ah, così, come back. Buongiorno. Cos'è questo? Fattoria. Fattoria. Questi sono campi. A caso mi dice sul campo? 100% arato, 98% umidità, nutrimento del terreno, nutrimento coltivato 0%, 2% infestato. Ah, infestato praticamente, quindi meno infestato è meglio è, 0% questo è perfetto. Sì, ma dove sta il negozio? Ah, qua c'è la città, forse qua, negozio di veicoli. Ah, dobbiamo andare qua. Posiziona tappa. Vai. Indietro, perfetto. Dobbiamo andare là, forza, macchinina rossa, perché non ci sei? Aspettate che entro in macchina. Vediamo se c'ha dei lavori da farmi sto qua. Ah, Matt Damon, vedi, non mi dai lavori, eh. Maledetto. Poi i clacson sono tutti uguali. Vabbè, noi andiamo a bombazza. Quanto stiamo andando? 80, 75. Che ha fatto? Ma che fa? Welcome! Oh, guardate le pale eoliche lì, ma non mi danno soldi a me per sfortuna. Ah, questa gira bene. È abituata alla trebbia, io che non giravo un tubo. Ma quella freccia col coso viola, che cosa sarà? Boh, vabbè, noi giriamo qua. Il negozio di qua. Dovrebbe essere questo, sì. Dai, dammi un trattore bello, dai, compriamoci un bel trattorazzo. Ok. Scendi? Anzi no. Parcheggiamo all'italiana. Tu 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 così. Perfetto. Vigile, sì, sto un secondo, Mi vigili la macchina, apri una rivendita. Ma che sbagliato che è, cioè tradotto alla cane, apri una rivendita. No, no, acquista i mezzi, apri il negozio. Trattori, Real Equipment Co, veicoli. Boh, questo qua è quello che ho io, manutenzione. Va bene, e dobbiamo prendere un trattore. Ma cavolo faccio, costano tutti di più. Cioè, ma anche loro, ma sono furbi, eh.
E come faccio a prenderli? Però aspetta, macchine. Ma c'ho 30.000, come faccio a prendermi un trattore? Ma è impossibile. Ma qua c'è qualcosa che non mi quadra, eh? Buh. Ah no, 36.000 è il più schifoso che c'è. Forse devo vendere l'auto? Ma sì, io vendo l'auto e mi compro il trattore. Eh sì. Facciamo così, dai, vendiamoci sta cavolo di auto qua. Tocca, sì. Sì. Adesso ho i soldi. Uè, che succede qua? Che succede qua? Vediamo un po'. Forse ho sbagliato qualcosa? Beh, io mi compro il trattore. Lui mi ha chiesto. A sto punto mi piglio questo. Trattore di peso medio, perfetto per nominare. Ricordati che alcuni degli accessori chiedono una quantità minima di cavalli. Leggero. Boh, io mi prendo questo qua. Mi dice allora 40, 110. 75, prendiamoci questo qua. Questo è 115? Costa meno. Io mi piglio questo, io un Garrison. Un trattore leggero per rinnovare. Ricordati che alcuni. Certo, mi compro questo. Motore 20, 0, 20. Che cavolo è? Allora, colore. Lo lasciamo rosso, dai, così mi costa 0. Costi base al giorno, vabbè, dai, compriamolo, ragazzoli. Abbiamo un bel trattorone. Aspettate un attimo che configuro, sono sicuro, sì, così, perfetto. Compriamo. Salvataggio. Dai, vediamo un po' che mi dice. Allora, muoviti. Wow, guarda che cerchione, spero di vederti presto là, ma prima di tutto devi acquistare un aratro. Buongiorno, dimmelo prima, no? Questo è un aratro, come cavolo faccio? Potevi dirmi, no? Mo, come cavolo faccio io? Neanche quello schifoso. Ma... Buh, e dov'è il trattore a proposito? Ah, eccolo qua, andiamocelo a vedere. Uè, ma che bestia! Ma non era rosso tipo? Buh. Ma che ne so. Va bene ragazzuoli, dai. Io adesso qua ho 2000 euro, non so. Ah sì, forse devo fare dei lavori per altri e guadagnarmi i soldi. Buh. È vero, sì, perché mi ha detto vai a fare. Ci sono dei. Però così mi davi la mappa. Ah, ecco, missioni. Negozio, veicoli, finanze, mercato, lavori, lavoratori, no, bestiame, polli, mucche, che la 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 la, aspetta, 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 bestiame, polli, mucche, maiali e pecore, perfetto. Allora, qua ci sono tipo dei lavori, ma che dei lavori, noi, qua che cavolo di roba è questo? Va bene, dai, andiamo qua, noi vediamo se possiamo fare un lavoro da questo qua. Ok, va bene ragazzuoli, io intanto mi faccio un po' di soldi off camera e al prossimo episodio ci compreremo un aratro. Quindi io vi ringrazio, come sempre commentate, scrivete se mi piace, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio, vi saluto, ciao ragazzuoli, sono Potato3, bye bye bye.